Purtroppo questa sconfitta non ci voleva, non ci voleva in primis per la classifica e poi anche per un discorso morale. Peccato perché avevamo un po' ripreso, diciamo, fiducia dopo la vittoria dell'altra settimana contro l'Olbia, e invece purtroppo poi le ossa sono andate così per quanto riguarda questa partita. Diciamo che è stata una partita strana. Oltre a questo diciamo anche che ahimè, per noi quest'anno la Giana si è dimostrata, tra virgolette, bestemmiare del Livorno. Perché? Perché è vero che all'andata non l'avevamo perso, ma bensì pareggiato. Però se si va a vedere come ha giocato Livorno, come andò la partita, va detto che il pareggio è stato veramente un miracolo per come si erano messe le cose. Perché la Giana, ma soprattutto l'arbitro, se non erro, perché lo sto andando a memoria, hanno sbagliato le peggio cose. Ecco, bisognava perdere di minimo 4-5-2. A volerci bene. Comunque, è stata una partita strana questa qua. Perché non ho visto la partita? Perché magari, non lo so, per cercare di capire un po' come è andata, come ha giocato Livorno. Se si guarda le statistiche, diciamo che per quanto possano essere vere, sono bugiarde, tra virgolette, per come sono andate le cose nella gara. Perché le statistiche molto probabilmente, non lo so, sto andando un attimino a memoria per quanto riguarda le azioni fatte sia da Livorno che dalla Giana, mostrano probabilmente che il Livorno, non dico che ha preso a pallonata la Giana, ci mancherebbe, però sicuramente ha fatto molto più della Giana, o perlomeno più della Giana. E magari uno dice, boh, il Livorno ha fatto di più, ci ha avuto sfortuna, invece la Giana ci ha avuto culo, ha detto, ma vale. In realtà le cose non sono andate così, o meglio, non del tutto, non completamente. Come sono andate le cose? Praticamente per il mio risultato più giusto deve essere pareggio, perché per come, cioè, per quanto possa essere vero il discorso che Livorno oggi ha giocato male, soprattutto dopo i buoni, secondo me, anzi abbastanza buoni, discreti, 15-20 minuti iniziali, e poi Livorno ha giocato male, sì, però Livorno non meritava di perdere, cioè, meritava di pareggiare, ecco, il risultato più giusto era il pareggio. Purtroppo per noi non è stato nemmeno così. Oltre al fatto di rammarico di non aver portato a casa la vittoria, perché magari uno dice, già in casa sto lottando per un'eventuale promozione, o perlomeno posto promozione, già in casa contro una che sulla carta e sulla classifica è sotto di me, mi gira coglioni se poi non riesco a vincere, ecco. Non è successo né la vittoria, nemmeno il pareggio. E quindi dicevo, le statistiche sono bugiarde per come è andata la partita. Parliamo della partita. Allora, come ho detto prima, il Livorno ha iniziato in maniera, secondo me, abbastanza adeguata, perché nei primi 15-20 minuti, più o meno, non so, minuti precisi, minutaggio preciso, il Livorno era abbastanza offensivo e ha cercato in parecchi modi gol, soprattutto in un'azione che nel giro di 5 secondi Livorno ha tirato ben, credo, 3 volte, beccando 2 volte la porta e una volta il palo con Valiani, fra l'altro. Quindi il Livorno era partito bene. Poi ha fatto con la Giana e Livorno si è buttato giù. Si è buttato giù, ha provato a fare qualcosa, però niente di concreto. Nel secondo tempo, io personalmente, ma credo tutti i livornesi presenti allo stadio e che comunque ha visto la partita, si aspettavano che il Livorno reagisse. Il classico, ok, si è preso gol, sono in pausa, ci siamo, diciamo, un po' rinfrescati l'idea su quello che c'è da fare, come gioca la Giana, e tutti si aspettavano che comunque il Livorno riuscisse almeno, quantomeno, a trovare il pareggio. Invece purtroppo il Livorno è rientrato in campo giocando sugli stessi ritmi, più o meno, fatti nella fine del primo tempo, ovvero giocando in maniera, sì, diciamo, cercava il pareggio, ma non in maniera offensiva, aggressiva, come a volte in passato quest'anno ha fatto. E infatti poi Livorno, nonostante tutto, nonostante ci abbia provato, non è riuscito a trovare il pareggio, soprattutto, cosa che mi è rimasta un po' a gola, l'ultima occasione del Livorno, quella proprio vera e propria, ovvero con Lambrughi, se non sbaglio di testa, sul finale, che veramente, inspiegabilmente, è riuscito a buttare fuori un pallone che era più, come usa dire, più facile farlo che sbagliarlo, ecco. Quindi, diciamo che c'è stato anche un pizzico di sfortuna. Quindi, riassumendo la partita, se si può dire così, perché comunque, ripeto, Livorno anche se non ha fatto una buona partita, anzi, secondo me ha giocato, non dico in maniera insufficiente, ma in maniera mediocre, Livorno comunque almeno un gol si meritava di farlo, almeno il pareggio se lo meritava, tutto sommato. Quindi diciamo che secondo me per un 70-80% è stata
diciamo, per quanto riguarda poi il risultato finale, deciso da come ha giocato, e per il resto anche il discorso sfortuna, perché come ho detto prima, il discorso, oltre al finale dell'Ambrughi, anche il palo preso da Valiani, per dirne una, poi sono state altre occasioni che magari Livorno ha centrato la porta e ha preso magari proprio l'unico giocatore della Giana che proteggeva la porta, ma magari il portiere era da tutt'altra parte, ecco, per dire. Quindi direi che Livorno ha giocato male, ma c'è stato anche per pizzico di sfortuna. Questo è un riassunto, a parer mio, generale della partita, per farvi capire comunque che magari se uno guarda le statistiche, le cose, per quanto possano essere vere, non sono così poi corrette rispetto a quello che si è visto sul campo. Ecco, almeno io la vedo così, poi non so voi. Che dire della partita? Io una cosa che ho notato, almeno oggi, e meno male che la nostra fortuna non era successo, quasi mai successo in passato quest'anno, è che oggi veramente secondo me si è sentita l'assenza di avere comunque una punta, non tanto una punta centrale di sfondamento, di classica, magari tipo i classici memmelloni, come potevano essere. Per memmelloni intendo gente alta, gente alta e lente, ma che poi comunque c'ha parecchia freddezza e finalizzazione, come poteva essere, che ne so, un Lucarelli, per farvi capire proprio il tipo ideale che intendo. Appunto, secondo me oggi si è sentita la mancanza di un memmellone lì davanti, cosa che per nostra fortuna, come ho detto prima, non era successo in passato. Cosa voglio dire con questo? Oggi si è visto in maniera palese che per quanto tutte e due, soprattutto per quanto riguarda oggi il primo, si sono impegnati, ovvero Murillo e se si pronuncia così, come si dice, Murillo, insomma, e Maritato, si è visto che comunque non sono punte piene, ecco, punte vere e proprie, non sono proprio uomini d'aria. Sì, ok, che ogni tanto fanno gol, ma non sono quelli che possano vincere a regola, almeno sulla carta, la classifica capocannonieri, ecco, tanto più capisci. E oggi, secondo me, è stato un fattore fondamentale il fatto di non averci una vera e propria punta. Il fatto di non avere in primis, dato che era quello che fino a quando si è fatto male, ci ha portato parecchie volte, magari in vantaggio, comunque ci ha permesso di fare gol. In primis Cellini, che anche lui non è una punta di sfondamento, ci mancherebbe, però almeno gol li faceva. E poi subito dopo Cellini si è sentita la classica assenza di vantaggiato. Ora uno dice, Dio, non è che ha giocato fino a ieri l'altro, ha fatto il fenomeno, ora si è sentita l'assenza. No, lo so, però oggi se ne è proprio sentita la mancanza di un giocatore che di solito fa gol, ecco, perché oggi comunque di occasioni, nonostante, ripeto, il Livorno non abbia fatto la grande partita, ci sono state. E se ne è messo, c'è un attaccante che ha il senso del gol, probabilmente almeno minimo un gol si faceva, o se no forse si poteva anche ribaltare il risultato, non lo so, sono tante ipotesi. Però secondo me oggi il discorso attacco è stato, ecco, il fattore purtroppo più determinante, ecco, sul fatto del risultato finale, di non riuscire appunto a concretizzare neanche un'occasione fra quelle che abbiamo creato. Questa è la cosa che volevo dire, cioè ci tenevo a dire sulla partita, cioè la so, secondo me è fondamentale che non ci ha permesso appunto di portarci a casa nemmeno un punto. Questa era un'aggiunta che mi ci andava di dire, e non so se siete d'accordo con me. Poi per il resto niente, di solito, cioè, per farvi capire che proprio era una giornata, no, che Livorno comunque non c'era verso di far sì che giocasse a modo, né tantomeno appunto di far gol. Già voglio riappiccicare, voglio riattaccare il discorso dell'Ambrughi, che l'Ambrughi ormai da l'anno scorso, se non anche l'anno prima, non ricordo, ma sicuramente l'anno scorso a questa parte è uno dei, secondo me, di quelli che non giocano mai male. Poi vabbè, ci sono anche altri, insomma, fammi vedere, anche loro oggi, quelli che di solito giocano benino, non hanno fatto una grande partita, nessuno ha fatto una buona partita. Oggi ci è mancato, fra l'altro, anche un'altra cosa che ci tengo a dire, magari uno che di solito, sentite questo parolone via, di solito fa il playmaker come Lucci, o perlomeno comunque c'ha un po' di regia del gioco. Oggi Lucci, brutta partita, ha perso tanti palloni, ha fatto la cosa quasi, no, quasi sempre no, però almeno metà delle volte la cosa che non doveva fare fra le opzioni che aveva, diciamo. Insomma, sono successe svariate cose, passaggi elementari sbagliati, anche Valiani, per quanto poveraccio lui
nonostante l'età, nonostante ve lo vi pare, lui non ne corre tanto, oggi ha sbagliato parecchio, anche se a volte ha fatto qualcosa di buono, però diciamo che Pezzé, come ho detto prima, è stata una prestazione mediocre da parte di tutta la squadra e probabilmente quasi nessuno si salva. Forse, guardate, vi dico la verità, per l'impegno, non Dio l'unico, però uno dei pochi che per me può aver preso una sufficienza, perlomeno più o meno lì, può essere proprio Merilio che magari oggi, almeno dal mio punto di vista, ci ha provato, ecco, rispetto a altri che magari determinati palloni non ci prova nemmeno a, che ne so, magari palla lunga, palloni si vede che va fuori, però magari tipo Murillo ha provato a correre e altri magari lasciavano andare, per dire, magari mettiamoci anche la voglia di cercare di fare qualcosa. Però ripeto, oggi prestazione brutta, però nonostante tutte le voglie, secondo me meritava almeno di pareggiare la partita o perlomeno almeno di fare un gol. E come ho detto prima, oltre al discorso prestazione brutta, c'è stato anche il discorso sfortuna che in determinati casi è venuta fuori. A dir tanto un 20% di sfortuna, ecco. Comunque, e poi anche diciamo sfortuna è fatta per questo gol della Gian Erminio, ma non perché la Gian Erminio ci mancherebbe, ma per come sono state le osi, ovvero che la Gian ha sfruttato una di quelle poche occasioni che di per sé ha creato, quindi c'è avuto anche sfortuna, dice, boh, se penso che nonostante la Gian avesse fatto poco, abbia fatto poco e nulla, è andata così. Purtroppo non ci voleva, come ho detto proprio all'inizio video, non ci voleva, peccato perché avevamo ripreso un po' fiducia nella possibilità di lottare veramente per, dal mio punto di vista, per il primo posto, perché Alessandria ha comunque un calendario fatto non semplice fra le partite, che le prossime successive partite ci si sperava, ecco, già ora deve giocare con la Cremonese laggiù in casa della Cremonese, quindi vabbè, è andata così e, boh, speriamo che possa perdere sia l'Alessandria che l'Arezzo, possa perdere, vediamo un po'. Ora già la prossima è Renate, vediamo un po' come va questa partita qua, che per me sulla carta non sarà semplice, perché per me soprattutto Lega Pro, che tengo a ridire, poi finisco perché veramente sto parlando troppo, è un campionato in cui va avanti non tanto la squadra con più qualità, ma la squadra con più cattiveria. Quindi di per sé, parte quest'anno, se vengono l'Alessandria, l'Arezzo, che sono squadre che anche qualitativamente sono effettivamente più forti, è giusto che siano lì. Secondo me tutte più o meno sono su pari livello e quando c'è una trasferta non c'è mai 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 una trasferta semplice, soprattutto in Lega Pro, soprattutto quest'anno, ecco. Quindi a Renate secondo me sarà una battaglia, sperando che Livorno possa prepararla al meglio, ecco, via. Detto questo, niente, vi saluto, scusa se ho parlato tanto e basta. Ci vediamo poi al prossimo video, registrazione, commento, chiamatelo come volete. E niente, stavo pensando c'è da dire altro, no, no, purtroppo non c'è da dire altro, perché cercavo qualcosa di magari di positivo, ma purtroppo oggi positivo c'è stato veramente poco e niente, anzi, direi decisamente niente. Via, ci vediamo appunto, prossima, ci sentiamo la prossima volta, ciao!